In balia ma resto, so codarmi pari, tra i demoni e gli spari. Sulla scia del vento sento e lascio andare, il male non fa sconti ma il cielo è gratis. A Video Talk con grande piacere diamo il benvenuto a Maita, ciao! Ciao, ciao Paolo, come stai? Tutto bene direi, ti vedo preciso, quindi anche per te non ci sono problemi. Grazie, quindi siamo nelle condizioni ottimali per fare due chiacchiere. Tra altre cose vogliamo da subito ribadire che non c'è prevendita, non dovete acquistare nulla, è gratis il cielo. In questo caso è assolutamente gratis, quindi già secondo me predisponiamo nel migliore dei modi la situazione, no? Assolutamente, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, questo è il titolo del tuo ultimo singolo ed è insomma una canzone che va a scavare, così possiamo definirlo. Il cielo è gratis è il titolo di questo singolo che apre un progetto. Un progetto che tocca le vibrazioni, le varie vibrazioni che ognuno di noi percepisce e vive. E questa canzone scava, va un po' dentro a incontrare il giudice interiore e anche un po' quel bambino dimenticato, ecco, dentro di noi. Perché c'è, non è semplice, diciamo, togliersi le situazioni di dosso, le situazioni che non vanno bene, perché poi si ripropongono, no? Costantemente. Assolutamente sì, ma infatti è un po' l'accettare di non è venire a compromessi, è proprio abbracciarle e rendersi conto che fondamentalmente sono memorie, cioè i dolori vivono dentro di noi e possono respirare solo finché noi gli diamo la possibilità di farlo. So che detto così sembra una cosa incredibile, perché una persona che vive un dolore, una sofferenza, in un momento specifico vive quel presente, quel dolore, e chiaramente gli dà spazio, ed è importante anche viverlo, ma a un certo punto solo attraversandolo c'è la possibilità, questo per una mia esperienza, sulla mia pelle, di lasciarlo andare, di far pace, perché va bene identificarsi in un momento specifico con un dolore, ma poi non va bene vivere la propria vita come se quel dolore fosse la realtà, perché non è così. In balia ma resto, so codarmi pari, tra i demoni e gli spari. Sulla scia del vento sento e lascio andare, fa sconti, ma il cielo è gratis. Come possiamo dire, una sorta di percorso, no? che ci porta un attimo ed è rappresentato molto bene anche da quella che è la struttura musicale, perché ci sono questi alti e bassi, no? Se così vogliamo definirlo. È stato pensato per rappresentarlo proprio al meglio a questa situazione? Sì, è un viaggio. Io questa canzone qua, come un po' è parte della mia esperienza, della mia vita, è un viaggio. A volte per tanto tempo l'ho visto come una pellicola, come un film, solo che poi mi sono reso conto, ho dovuto rendermi conto che non era un film, ma era la mia vita. Per tanti anni ho vissuto la mia esperienza come veramente un po' un film, sempre al limite, esperienze intense, vissute con grande entusiasmo. Ma con una percezione scarsa di bellezza, per quanto io ci avessi sempre creduto nella bellezza. E questa canzone, Il cielo è gratis, ha già di per sé nel titolo, che nasce dopo, adesso vi faccio questo spoiler, questo piccolo spoiler in anteprima, che conoscono solo due persone, il produttore e una persona a me molto vicina. Wow. Il cielo è gratis nasce come titolo in un giorno, dopo che già il pezzo era pronto da 6 mesi e si chiamava Vertigine, nasce dopo che in studio scrivo questo special che non esisteva, e scrivo il finale, perché rispetto a un mio standard nella scrittura di canzoni, che da quando scrivo io scrivo
prendendo spunto dalle esperienze vissute e trasformandole, non vivendo solo quella sensazione, ma facendo sì che la musica possa condurmi altrove. Quindi okay, quello che vivo, ma poi lo trasformo in qualcos'altro per far sì che quell'energia possa poi diventare essere qualcosa che io fruisco a mio vantaggio. Certo. E sono in studio, mi viene questa frase, esce questo pezzo che dice: in mezzo al mare una tempesta, schiaffi in faccia acqua fresca, una vertigine non basta, non mi fermerà. Ecco, lì sento quella, ritrovo quella scossa, perché sennò per il resto una canzone parla semplicemente, fotografa la sensazione di dolore, sofferenza di un ricordo, di una memoria, ok? Questo giudice interiore che ti dice comunque ok, non ti rimarca la sofferenza, ma non ti dà sbocchi. E invece questo special mi fa capire che era quello che mi mancava, che c'è la possibilità comunque in questo pezzo qua di trattare il cambiamento, che ha avuto un senso stare fermo per mesi con la canzone senza chiuderla e senza pubblicarla, perché ancora non era completa. E in studio, durante l'ultima sessione di registrazione della voce, tratto proprio l'argomento più tosto della canzone, che mi porta allo switch finale, che porta poi al titolo Il cielo gratis. E fondamentalmente è la convivenza con le esperienze, con le avversità come opportunità per trovare qualcosa di diverso, per vivere la tua parte migliore, la versione migliore di te stesso. E quindi la canzone si conclude dicendo fondamentalmente: faccio vivo l'esperienza con i miei demoni, ok? Me li guardo in faccia, ok? Certo. Che ci ho vissuto me li guardo in faccia, gioco ad armi pari tra i demoni e gli spari, questa metafora grande che poi metafora del tutto non è, perché corrisponde anche una parte, una fetta di realtà che viviamo poi tutti, certo, i giorni. Certo. E poi il male non fa sconti, ma il cielo è gratis. E questa immagine è un'immagine che mi ha dato una carezza al cuore, un abbraccio, una sensazione proprio di bellezza, perché io guardo il cielo soprattutto quando è azzurro e davvero mi innamoro ogni volta. E dà anche un senso di speranza, no? Certo, ma che poi la speranza, Paolo, io non so qual è il tuo punto di vista. Io per tanto tempo ho vissuto le cose affidando tutto alla speranza. E poi a un certo punto, neanche troppo tempo fa, è una consapevolezza abbastanza recente, la speranza è diventata certezza, consapevolezza. Cioè parto da un mio pensiero allineato a cose belle e ne vivo di cose belle. Certo. Ma perché quello è l'input che arriva da questo cielo azzurro, ti dà una speranza che là c'è l'azzurro, c'è la luce, e quindi ti incentiva a camminare in quel senso, però ci devi mettere del tuo, insomma. Perché il vecchio adagio, chi vive sperando, non voglio citarlo. però ci siamo, nel senso che finché resti nella speranza e basta, vivi comunque degli ideali positivi, però non li vivi poi, capito? Nel senso, sì, che perché li pensi o comunque li immagini, ma pensi che qualcun altro ti deve portare a viverli, e in realtà sì. che ti devono cadere dall'alto, in realtà li devi andare a prendere, non c'è altro. Esatto, tutto è possibile, però se ci credi, assolutamente. È una vertigine, ripenso a te, e come cento e più altre volte, poi cado giù, e come cento e più altre volte, non parlo più, in balia del vento, senza respirare, in gabbia come un animale, in balia del tempo, sotto un temporale, dal cielo piove sale.
come succede per molti che hanno scelto un percorso come il tuo musicale, si parte con, da bambini, e tu hai avuto questo regalo del papà con il Cantatù di Fiorello. Mi piace immaginarti lì col Cantatù. Quali erano i pezzi forti dell'epoca che cantavi? Allora, io in quel periodo ti faccio questi due esempi. Uno è quello che sentivo in casa, cioè a casa mia c'era questo giradischi, c'era sta puntina che immancabilmente mi portava sabato pomeriggio a sentire Concato, Fiori di Maggio, e ti ricordo ancora che per me è un pezzo che mi ricongiunge a delle emozioni, effettivamente, a un po' di malinconia, ma la bellezza. Io cantavo da piccolo questa canzone che, se ci ripenso, un bambino non è che canta "e ti ricordo ancora", dimmi che è album niente allora. Cioè, però è una canzone che mi abbraccia dentro intimamente, mi coccola, ok? E dico, oh, che bei pezzi. Poi c'era i Michael Jackson, comunque, perché era anche più lì, c'era Michael Jackson che mi invadeva, io ballavo in tutta la casa con Michael Jackson. Poi c'erano i Queen, i Clash di mio padre, okay. Nelle nottate insonne sue, dove io ho disco di Clash. A suon di Clash di notte non è male, la musica allora, quando mio padre di notte aveva luce accesa e la musica alta, c'era un perché. E quindi io, da piccolo, ora lo capisco, ma era il perché, ai tempi da piccolo, lo vivevo e basta, dicevo, vabbè. E così arriverà la mattina. Hai capito bene, e lo accettavo. La speranza famosa. Quel periodo mia mamma invece in macchina che mi tartassava, ero piccolo con Pippo di Zucchero. Quindi sì, c'era quegli anni con le... com'era? Quell'altra con le mani, erano quegli album comunque che Zucchero andava parecchio, cioè c'era il radio, c'era sempre. E poi invece, per quanto riguarda me, la mia esperienza personale con il canto è stato un amore, un grande amore, nato con prima la primissima cassettina "Hanno chiuso l'uomo ragno" degli 883, che io mi sono completamente divorato, non comprendendo i testi in quel periodo esattamente, perché poi ho capito che avevano alcuni anche una profondità più particolare, ma questo "Uomo ragno" che mi hanno iscritto al primo festival, dove sono arrivato molto indietro. E poi l'anno dopo mi iscrivono a questo festival perché avevo avuto il regalo, il Cantatù da mio papà, che mi dice, si sveglia un giorno e mi dice, era il mio compleanno, un giorno casuale, però raramente mio padre mi portava in queste situazioni o mi faceva questo tipo di sorprese. Mi dice, vieni con me, andiamo a prendere il regalo. E già per me, mi portava mio padre, quindi era una cosa super felice. Mi porta in questo negozio di giocattoli e mi dice, prendi quello che vuoi. Cioè, tu vuoi capire? Wow. Per me è una roba, io mi ho un ricordo talmente... Ma ho detto, ma veramente quello che voglio? Cioè, occhio che c'è da farsi. Mi ha detto, no, mi ha detto una cosa. Una cosa. Però comunque era già una roba grande. Cioè. Certo. Beh. E tu pensi che io a 10 anni e mezzo, 11, ok, guardandomi attorno, tra tutte le cose che c'erano, caspita, che potevo... In famiglia non c'è nessuno che canta, nessuno che suona, nessuno che... Cosa ho scelto? Tutti i giochi, il Cantatù. Fantastico, della serie Un Destino Segnato. Me la sono cercata un po' inizialmente, ma ho visto sto Cantatù e vedevo sto film, la fulgorazione, e l'ho preso. E la cassettina che mi ha portato poi al primo festival con la canzone era la cassettina di Grignani, Destinazione Paradiso, che io mi sono, se gli 883 me li sono divorati, questa cassettina io me la sono spremuta addosso in tutte le salse. Meraviglioso. Le canzoni a memoria completamente, non le cantavo più, ma penso che mia nonna in quel periodo a casa si mettesse ad avere le mani nei capelli, perché cantavo in continuazione. E la mia storia tra le dita mi ha fatto fare poi questo bel Bimbi, si chiamava il primo premio, iscritto da mia nonna di nascosto, perché io non volevo partecipare assolutamente. Mia nonna di nascosto mi arriva e mi dice, ah, guarda che comunque ti ho iscritto perché devi andare. Loro si accorgevano che io avevo qualche qualità, però io non ero minimamente cosciente. Lo sapevo. E sono andato davanti praticamente a fare questa cosa in questo auditorium pieno di gente, con
Cioè, mi sono trovato, c'ho il video che nei miei spettacoli in teatro mandavo, ma un giorno magari in privato te lo farò vedere perché è una risata. Ho sta giacca di renna addosso, ho questi capelli con sta riga in mezzo, caschetto, vabbè, e ho la mano in tasca, tutto sai, proprio impallinato dall'emozione, con le spalle tirate in su, e canto sta canzone e vinco il primo premio. Si vede che alla fine è arrivato qualcosa. Spettacolo. Gente che canta la mia storia tra le dita, ci sarà già un perché. O c'era una qualità vocale, ora la renna, la pettinatura, insomma, qualcosa. Qualcosa ha fatto, non so cosa. Poteva essere un bivio, o un trauma definitivo che abbandonavi la musica, o il futuro è così, è stato, e siamo contenti per questo. Beh. Ascolta, noi naturalmente ti facciamo un grande in bocca al lupo e ci sentiamo nel proseguo per un album e altre avventure. Assolutamente, guarda, grazie, ci saranno un sacco di bei progetti, belle cose. C'è un mio spettacolo che si chiama Il dono della creazione 2.0, che parla della bellezza che c'è dentro ognuno di noi. È uno spettacolo che ho scritto basato sulla mia esperienza di vita, monologhi, è un teatro canzone, monologhi e canzoni, che sto lavorando per riportare in teatro, ripartire, fare un tour gigantesco in tutta Italia, e quindi tu di certo lo saprai, ma poi avremo modo di... Ti vengo a trovare. Esattamente. Grazie, a presto. Grazie mille, un grande abbraccio. In balia mare sto gioco ad armi pari, tra i demoni e gli spari. Sulla scia del vento sento e lascio andare, il mare non fa sconti, ma il cielo è gratis.